Croce Rossa che si avvicina al C-130. Un C-130 dell'aeronautica militare con un intervento tempestivo è partito oggi alle 18 dall'aeroporto di Pisa per andare a Düsseldorf in Germania a recuperare 16 ventilatori polmonari e altre apparecchiature per le terapie intensive degli ospedali in prima linea della regione Lombardia. Hopollus dal 2 marzo è in primissima linea al fianco degli ospedali. Vengono fatte le richieste alla nostra organizzazione non profit dei materiali che servono e in base alla rete internazionale che noi abbiamo riusciamo a trovarli, importarli e, come in questo caso, farli arrivare con una velocità record grazie a questa sinergia con le istituzioni pubbliche. Abbiamo caricato tutti i letti della terapia intensiva e i ventilatori polmonari. Stanno partendo i camion del convoglio umanitario della Croce Rossa che hanno aiutato Hopollus nel compimento di questa operazione. Sono le 5:15 di mattina, stanno andando all'ospedale di Bergamo, all'ospedale di Sondalo a Sondrio, ex sanatorio, e al Policlinico di Milano. I malati sono sempre di più. Ogni singolo euro donato a Hopollus si trasforma in questo: operazioni umanitarie, apparecchiature elettromedicali, posti di terapia intensiva donati. Vi prego, aiutateci. Hopollus a tempo record sta importando posti di terapia intensiva a servizio degli ospedali lombardi e purtroppo nelle prossime settimane anche il resto d'Italia. Sostenete Hopollus, grazie, è stato un grande successo di sinergia con le istituzioni pubbliche.